Buonasera, buongiorno, non lo so. Dipende da quando vedete questo video. Spero si senta bene. Vabbè. Dato che sono le 5 di mattina, volevo provare l'ASMR. È incredibile. In realtà io seguo l'ASMR da tipo l'inizio e mi ricordo di Sinergo faceva ASMR, una cosa incredibile. Di solito gli ASMR artist iniziano sfregando le dita un po', a me non mi piace tanto. Quando avevo iniziato la cosa che mi piaceva di più era la gente che parlava così e diceva due cagate. Lo volevo provare perché la cosa bella di fare un video al giorno è quella di sperimentare cose. E una cosa che non avevo mai fatto era l'ASMR, perché alla fine, per chi mi segue da tanto, no? Sa che ho provato un po' di tutto su YouTube. Ho provato a fare video musicali comici, top 10, reaction, ruttare, ma non avevo mai provato l'ASMR, che fondamentalmente è una cosa che mi affascina da un certo punto di vista. Dall'altro posso capire che chi non prova nulla lo trovi stupido, molto stupido. E ha un suo senso questa cosa, anche perché secondo me deriva tutto da come siamo cresciuti, no? Perché se sei cresciuto con magari tua madre ti sussurrava le cose all'orecchio e ti faceva addormentare da piccolo, no? Perché poi queste cose derivano molto dal subconscio, no? Da queste cose un po' che non decidiamo noi, no? Che però ci formano durante la crescita. Magari sono cose che neanche ci ricordiamo, sono cose di quando avevamo un anno, anche meno, capito? Però da quando stavi dentro la pancia, chi lo sa? E magari per addormentarti, quando ovviamente sei già nato, perché prima non è che ti addormenti dentro la pancia, magari ti sussurrava qualcosa così tipo dormi, dormi, dormi. E quindi questa cosa alla fine ti faceva dormire. Non so se questo microfono è binaural, ma non credo che mi sentite da una parte all'altra dell'orecchio. Delle orecchie, vabbè, ma non ce ne frega niente. Vedete, questo che sto facendo io si chiama soft spoken, e invece se parlo tipo così, questo si chiama whispering, sussurro in inglese, capito? È incredibile, perché poi noi in Italia non riusciamo a tenerci delle parole nostre, no? Dobbiamo usare le parole inglesi perché fanno molto più figo, capito? Non creatore di contenuti, noi siamo dei creators, capito? Siamo dei youtubers. Ed è così che gira il mondo, ormai si parla in inglese, tutto inglese, bello l'inglese. Yeah, I love English so much. E vedo molte degli artisti anche su YouTube, ormai va di moda parlare metà in italiano e metà in inglese, no? Oh, relax, ti rilassati, ma che porti, cioè, vabbè. Parte dal presupposto che secondo me alcune tipologie di video di ASMR sono veramente ridicole. Comunque,
stanno, vedete, per chi non sa che cos'è l'ASMR in generale, e sì, parlare a bassa voce, cercare di rilassare la gente, ma la cosa principale, cioè praticamente l'ASMR si divide in triggers, ovvero a te magari il soft spoken, così, no, come parlo, come sto parlando adesso, magari ti fa cacare, giustamente, però tipo se prendo il telefono e faccio così, ti piace, capito? Ti crea un brividino dietro la schiena, no? Interessante questa cosa. Ci sono ovviamente infiniti triggers, come ad esempio toccare anche il microfono, che il nostro cervello ci manda. Gli impulsi elettromagnetici stupidi per un suono, magari alcune persone, tra cui anche io, sentiamo dei brividini per dei suoni a caso, ma se, deriva secondo me molto dall'infanzia. Cosa pazzesca. Bello che l'ASMR prima non so cacava nessuno, adesso lo conoscono tutti. Lo conoscono tutti, ma semplicemente anche, e ci sono anche molti, molti YouTubers che fanno ASMR, perché giustamente è una tipologia di video che fondamentalmente è infinito. Cioè tu puoi fare su qualsiasi cosa. I 10 migliori trigger, prendi, non so, pezzo di cartone. Fini le mani, fai qualcosa e ci fai un video, no? Cioè, parli, puoi parlare anche mezz'ora, 40 minuti del nulla. Vedete anche adesso, io sto dicendo un po' di cose, un po' di nozioni dell'ASMR, ma non è che sto. Sì, magari qualche argomento riesco pure ad aprirlo, ma poi è al 50° video, ma di che parli? Ti prendi qualche oggetto e fai roleplay, perché dovete sapere che nell'ASMR si fanno anche i roleplay. E i roleplay che cosa sono? Sono dei giochi di ruolo dove praticamente io ho una parte, tu c'hai una parte, cioè tu telecamera, è come se io ti dico, che ne so, faccio la parte del padre che ti manda a letto e dice, caro cucciolo, e faccio finta di accarezzarti la testa, capito? Funziona un po' così. Interessante. Molto interessante. Stavo dicendo, è una cosa che odio, perché ovviamente devo mettere un po' di pepe a questo video. Una cosa che odio delle persone che fanno ASMR, che tendenzialmente questi video servono per rilassare, no? Loro fanno tutto, oh, rilassa. Rilassati, ti vedo dottore, così. E poi alcuni, non tutti, anzi, per fortuna sono pochi, mettono le pubblicità in mezzo al video. Cioè, che senso ha fare un video di rilassamento
e metti le pubblicità in mezzo al video. No, spiegami che cacchio di senso c'ha. Io sto lì, magari, e a un certo punto mi parte la pubblicità a palla. Ma che ti salta? Cioè, proprio la gente che vuole guadagnare proprio per forza. Cioè, per dire, io capisco, ci stanno. Perché dovete sapere che i mid roll ovviamente ti fanno guadagnare, ok? E ci sta, infatti come vedete su YouTube ognuno fa video più di 10 minuti per inserire i mid-roll e non è una colpa, è semplicemente che se non metti i mid-roll veramente non si guadagna niente. Ma niente, io vi dico che, cioè, una visualizzazione vale tipo 0,0000. E cioè non arrivi a... Ormai manco più a 1 euro ogni 1.000 visualizzazioni, capito? Figuriamoci se non inserisci mid-roll. Vabbè, fatto sta che io capisco. Sta passando un autobus, spero che sia un trigger, anche questo, o che non si senta. No, probabilmente si sente. Vabbè, sti cavoli. Comunque, stavo dicendo che un conto è se tipo lo metti, no? All'inizio, alla fine, ci sta. Magari nel primo minuto che la gente ancora non si è, lì ci può stare. Al primo minuto, la pubblicità al primo minuto va benissimo. Però dopo non me lo mettere in mezzo al video. Non me lo mettere in mezzo al video perché altrimenti ti prendo e ti stacco la testa e ti do cragnate sul naso. Ti spacco la faccia, cioè, capito? No, cioè, nel senso, non sto scherzando. Non è vero, sto scherzando. Vabbè, questo era un esperimento abbastanza stupido. Però alle 5 di mattina anche capite bene che non posso fare poi tutto questo casino avendo dei vicini anche un po' rompiballe. Quindi ho deciso di fare questa cosa. Fatemi sapere se vi piace l'SMR, da quanto lo seguite. Se vi piacerebbe vedere qualche video. Stavo pensando, ad esempio, di portare delle barzellette in SMR. È una cagata talmente grande che funziona, secondo me. Vabbè, ditemi se volete altri video tipo questo, così ogni tanto, se... Perché sono video abbastanza poi veloci. Cioè, è grande cosa, si può parlare un po' di tutto. Fatemi sapere, da Livio due facce, perché sono metà nero e metà illuminato. Comunque mi si sta... Sono un po' raffreddato, quindi sto...